Nel 2002 iniziai a giocare a calcio. Avevo 10 anni e il calcio era visto come quello sport che tutti i bambini della mia età dovevano fare per ritenersi normali. Non avevo mai calciato un pallone e sinceramente non avevo alcun interesse particolare per il calcio. Papà era ed è juventino, anche se segretamente tifa il Cagliari, ma questa è un'altra storia, così come mio nonno prima di lui. Tutti gli uomini della mia famiglia tifavano Juventus, nessuno escluso. Proprio in quegli anni circolava a gran voce il nome di un certo Gianluigi Buffon, un ragazzone poco più che ventenne che stava iniziando a dominare il calcio che conta. Nel 2001 questo ragazzone, così grande alla TV, aveva vestito la maglia bianconera, la stessa maglia che veniva ogni settimana tifata da papà. Anche papà era stato portiere da giovane. In quel momento desiderai diventare un po' papà e un po' Gigi, lo chiamavano così. A pensarci bene del calcio non mi importava proprio nulla. Volevo solo far vedere ai miei amici che potevo diventare qualcuno con i guantoni alle mani. Potevo diventare un portiere con Buffon, che piaceva tanto a papà. Avere i guantoni alle mani e le scarpe coi tacchetti ai piedi era una soddisfazione che solo un bambino pieno di sogni poteva percepire. Alla fine non sono diventato Buffon, neanche lontanamente, ma ormai ero così affezionato a quell'uomo della TV che, in qualche modo, avrei dovuto continuare a seguire. Nel 2006 lasciai il calcio. Nel 2006 l'Italia vinse il mondiale. Protagonista? Proprio lui, Gianluigi Buffon. Capì che la mia strada sarebbe stata quella di seguire Gigi Buffon, perché di Gigi ce n'era solo uno e nessuno sarebbe potuto diventare come lui. Quella finale contro la Francia la guardai insieme, strano direte, insieme a papà. La guardammo nella mia camera in una televisione di quelle piccole e vecchie, che i miei mi avevano rifilato senza un motivo ben preciso. Ad alzare quella Coppa d'Oro, ovviamente, c'era proprio lui, sempre e solamente lui. Quella sera esultai per la prima volta, emozione indescrivibile che ho avuto la fortuna, seppur in altre circostanze, di provare ancora. Di quello che successe negli anni successivi ne è piena la cronaca. Calciopoli, la B, la risalita, gli anni bui, gli scudetti. E con il numero uno, sempre, anno dopo anno, sempre lui. Lui invecchiava, io crescevo. La prima volta che riuscii a vedere dal vivo il mio mito fu nel 2017, giusto lo scorso anno. Juventus-Chievo, curva nord, seconda fila. Il primo tempo Gigi giocò sotto la curva. Per un momento ritornai bambino e quell'uomo mi sembrava stranamente immenso, come nella TV di tanti anni prima. Non sono piccolo nei dettagli di statura, ma Gigi mi pareva davvero grande, immenso. Ce l'avevo lì di fronte, circa 5-6 metri da me. Passai buona parte del primo tempo ad osservarlo nei movimenti, nelle urla, nelle indicazioni dei compagni. Una guida, un condottiero. Emozione indescrivibile. Oggi ho quasi 26 anni e Gigi si ritira. A breve non sarà più ufficialmente un calciatore della Juventus, la squadra che amo. A pensarci bene, ora sono più vecchio di quanto lo fosse Gigi in quel lontano 2002, quando scelsi di diventare come lui. Aveva circa 24 anni. La cosa, sinceramente, mi mette un po' in confusione e lascia spazio ad una riflessione. Ho passato tre fasi della mia vita al fianco di una persona, settimana dopo settimana, anno dopo anno. Infanzia, adolescenza, la prima fase dell'età adulta. Io da bambino uomo, lui da ragazzo uomo vissuto. In tutte queste parole ho menzionato più volte papà, e non a caso. Papà è papà, ma Gigi è stato sempre il mio fratello maggiore. Dopotutto è sempre stato uno di famiglia, così come lo è stato per voi. Gigi ha scandito ogni momento di quasi tutta la mia vita. Ora dovrò fare i conti con la sua assenza in campo, dovrò abituarmi alla Juventus senza la sua figura. Come tutti i fratelli maggiori, prima o poi lasciano i minori il proprio destino, padroni delle proprie responsabilità. Ora sono adulto e forse non ho più bisogno di Buffon. Forse, perché se lo pensassi per davvero, mentirei. La mia parte di bambino ha ancora bisogno del suo supereroe. Alla fine è stata una bella storia a tinte bianconere, una storia di famiglia, una storia che condivido con tutti coloro che l'hanno visto come fratello maggiore, coetaneo, amico o in qualsiasi altra forma. Ora si guarda avanti, colmi di nostalgia, ma con la gioia di aver vissuto pienamente il numero uno dei numeri uno. Ah, papà, quel numero uno è mio fratello e gioca alla Juventus. Eternamente grazie, Gigi, e buona fortuna. Fino alla fine. Matteo.